Sono arrivate ad Ariano Irpino scortate dalla polizia ad accoglierle in piazza Plebiscito il vescovo Sergio Melillo insieme al sindaco Enrico Franza. Un evento straordinario e raro in occasione dei 175 anni dalla nascita e dei 140 anni dalla morte della pastorella francese alla quale apparve per la prima volta la Madonna di Lourdes l'11 febbraio 1858. Sulla testimonianza di questa giovane santa, Bernadette Soubirous, vogliamo ancora di più riflettere su una devozione che cambi il cuore e che ci leghi ad un dato fondamentale della nostra fede, la santità. È un momento solenne che va celebrato in comunione, va celebrato con solennità e questo mio primo impegno è ovviamente non fa altro che onorare insomma, il ruolo che rivesto. Dalla piazza le reliquie sono state portate in processione nella Basilica Cattedrale per la solenne celebrazione. Le reliquie di Santa Bernadette sono in mezzo a noi, come ci diceva il Vescovo, ecco, impariamo sempre di più dall'esempio e dalla testimonianza dei Santi un amore autentico a Dio e agli altri, a ritrovare veramente noi stessi nel cammino della santità. Mi impegnerò perché anche la politica, anche le istituzioni siano ancora più vicine ai cuori delle persone, ai cuori dei nostri concittadini.